personale e di tutta l'amministrazione comunale, sono davvero lieta questa sera di dare insieme a tutti voi il via a questa 35esima edizione del Verucchio Festival. Per noi verucchesi il Verucchio Festival è un appuntamento importantissimo, un appuntamento che ci dice che l'estate è arrivata, che è nella sua pienezza, che le strade si riempiono di persone, di colori, di musica, di suoni, di artisti, di giornalisti. Il primo lavoro di compositore. Awakening in realtà è uno dei risultati raggiunti da Federico quest'anno, l'abbiamo visto tutti a febbraio sul palcoscenico di Sanremo come maestro d'orchestra più giovane in assoluto, questo ancora ci ha riempito di orgoglio. E colgo allora l'occasione, perché non riesco a tacerlo, nemmeno lui lo sa, per anticipare a voi questa sera e a lui, se mi sente, poi glielo dirò nuovamente, che come amministrazione comunale in realtà abbiamo pensato di riconoscere a lui un premio che abbiamo istituito, si chiama Il Trono, e quindi rappresenta il ruolo più elevato in una certa categoria. Noi lo vogliamo riconoscere proprio a Federico. Il nome di questo premio e l'immagine di questo premio si ispira evidentemente al trono villanoviano custodito nel nostro bellissimo museo villanoviano, e noi abbiamo pensato che quest'anno se lo merita, e se lo merita tantissimo, Federico. Gli verrà consegnato in realtà nel mese di ottobre, durante in occasione della festa della storia, quindi un modo anche per far entrare ogni anno un personaggio nella nuova storia di Verucchio. Quindi lo dico, questa sera Federico si farà un appunto, si terrà l'agenda libera, e anche tutti voi che come noi siete i suoi fans tornerete magari a Verucchio in occasione del riconoscimento di questo premio. Concludo perché questo palco è fatto per la musica, e quindi lascio spazio alla musica, non prima di aver speso però l'ultimo minuto di tempo che mi è concesso per i ringraziamenti. Ringraziamenti a Federico per questo bellissimo regalo che ci ha fatto e ci farà questa sera, all'agenzia Ponderosa Art & Music che è riuscita a ritagliare questa data nella fittissima agenda di Federico Mocconi. Ringraziamenti poi davvero di cuore ufficiali questa sera e formali anche per tutta la struttura comunale, l'ufficio tecnico, l'ufficio turismo, gli insostituibili Vincenzo e Aronne, sempre attivissimi sull'organizzazione proprio pratica. Grazie anche alla Regione Emilia-Romagna, la destinazione turistica romagna, che ci hanno permesso con il loro contributo di realizzare anche quest'anno questo festival. Un grazie grande anche a Proloco, le forze dell'ordine, i ragazzi della sicurezza. Un grazie ancora a tutti gli amministratori che mi hanno preceduto e che quindi in qualche modo hanno fatto grande, hanno fatto crescere questo festival arrivato alla 35esima edizione. Infine, un ultimo grande grazie va a tutti voi che riempite questo pubblico, questa piazza, e che spero di vedervi numerosi anche nelle prossime serate. Quindi un grande festival merita un grande pubblico, e quindi di questo speriamo di riuscire a fare in tutte le 6 date, quindi buon spettacolo, buon concerto, buon Verucchio Festival a tutti. Grazie.